Buongiorno. Colazione, ce l'hanno appena portato la colazione. Per me, come abbiamo deciso ieri, uova sode, funghi, pomodoro, patate. Il secondo caffè, perché questi sono dei beveroni, quindi scusate, ok, sono dei beveroni, non sono minimamente paragonabili all'espresso. Questo che è per me, anguria, papaya, ananas, un po' di lime. Per Andrea c'è l'omelette, e se ricordo bene era con cipolla e formaggio, e anche lui ha funghi, pomodoro, patate, caffè. Sì, ok. Sono ancora stordita perché ci siamo svegliati un'ora fa, a dire il vero. Qui ci sono le 8 e mezza, mi sono svegliata alle 6 e mezza ed ero in bagno a prepararmi perché tra poco dobbiamo uscire. Quando è arrivata la colazione? Si mangia? Quanto è bello qua. La mattina presto è ancora più bella questa casetta. Si sente solo quell'acqua che viene giù. E i colori anche. C'è due gatti che pace. Che dormono sopra il nostro bagno. Sì, hai visto. Allora, sopra il nostro bagno c'è tipo un pezzo di vetro, una tuttora di vetro. E vedi il culetto dei gatti che sono. Poi c'è anche un piccolino. E sono bellissimi. Nessuno di voi si è chiesto come mai, quando si è in giro per il mondo, si finisce sempre per fare la colazione continentale e diventiamo tutti crocchi o francesi che mangiano l'omelette a colazione. Non riesco a mangiare dolce, cioè a far colazione col dolce, tipo croissant. Io non mangio mai delle patate al forno. Patate al forno, pomodoro, uova, ketchup. Cioè, invece non riesco a fare a meno di fare colazione con l'omelette. A parte il fatto che, scusate, che non sono molto pratico di tenere la camera qui. A parte che quando sei in giro tutta la mattina ti fa molto più comodo assumere le proteine appena sveglia, una bomba di proteine del genere, rispetto a, non so, una brioche che hai picco glicemico e poi ti abbandona. E così riesci ad arrivare a pranzo bello tranquillo, senza avere gli attacchi di fame durante la mattina, tipo la seconda colazione. È più giusto mangiare così. È più corretto. Mi piacerebbe in Italia riuscire a fare colazione così. Wow! Tutte bene. Forse conviene qui, Nini. No, ieri stava qua. No, ieri stava qui. Ieri stava qui. Oh mio Dio, ce l'avevo così vicina. Sì. Programma della mattinata. Oh, happy days. Oh, happy days. Oh, happy days. Andiamo di gospel. Sì. Mi mette abbastanza ansia vederlo che sorpassa come un pazzo. Siamo bloccati in autostrada. Faccio vedere la situazione. Perché questa è un'autostrada, ma contate che è pieno di svincoli, semafori, e ognuno fa un po' quel cazzo che gli pare. Cioè, non ci sono esattamente delle regole, sono dei consigli più che regole, quelle che mettono loro, no? Quindi, non so, dare precedenza e quant'altro, è un'indicazione. Erbette, verdurine. Cocchi. Spiaggetta. Good morning. Wow. Bellissimo. Caffè della mattinata. Abbiamo chiesto sì, caffè ghiacciato. Iced coffee, l'unico disponibile era quello balinese. Questo è balinese, ha detto, sì. Ecco. Ti hanno portato anche le nocciolini. Mi sembra corretto. Mi sembra giusto. Un caffè e due nocciolini. Vedi che io l'avevo chiusa? Vedi?
Ed io l'avevo chiusa la macchina, giuro. Qualsiasi persona può entrare, cosa sta succedendo lì? Ai. Volevo farvi vedere la macchina, allora, eccola qua. Non è male, dai. Sì, c'è un po'... è un po' corroso qua, Però è un bel gippino. La guida è a destra. Aprimi. Grazie. Eccoci. Quante dita mi sarei già tagliato, Ioni, a fare una roba del genere. Oh, bello fresco. Thank you. La bontà. La bontà. Sì. Ci vuole anche un cucchiaio. Cucchiaio, adesso glielo chiediamo. Ce lo chiediamo. Oh, guarda quanto è grande. Quanto mi è mancato. Io mi chiedo come possono esistere in un paese del genere birre e Coca-Cola. Già. Quando si potrebbe bere solo... Guarda là, ti hanno portato tutti quei cocchi. Fantastico. Te lo metto in frigorifero, bello fresco, te lo apre. Io super nutriente, super macete, sano. Sì, col macete te lo apri, mi sono fatto saltare quattro dita di qua e quattro di qua. Sì, perché è difficilissimo aprirlo. Ha una precisione, si mette lì. Voi non potete immaginare quanto sia felice in questo momento e quanto abbia atteso questo momento. Guardate quanto è denso. Il suo mango shake. Il solo e unico mango shake. Com'è il mango? Spiega un po'. È diverso da quello thailandese, è comunque dolcissimo, però come vi ho fatto vedere ieri è arancione, hai notato? È la buccia. È dolce, buono, ma diverso. È la metà fra quello brasiliano e quello thailandese. Yummy! Milanos? Milano. Prima di tutto ho dovuto spiegare come si dicono tutti i vari colori dei foulard da mettere. Sì, perché questo bel vestitino stiamo andando al tempio e quindi devo mettere questo. Ha voluto sapere in italiano come si dicono tutti i colori. E poi mi ha detto occhio comunque agli occhiali perché ci sono le scimmie che ti rubano gli occhiali. Senza parole. Incredibile. Vediamo di qua. Poi scattate il momento selfie. Ops. Ok. Anche di turisti giapponesi e cinesi. Sono completamente pazzi. Che sono completamente pazzi, specialmente per le foto. Non so se avete idea. Se avete idea, sapete esattamente cosa intendo. Questo tempio. Lo potete vedere. È arroccato. Esatto. Vedete là, è una parte principale di questo tempio. E si sviluppa poi tutta questa passeggiata. Tutta lunga la scogliera e dall'altra parte anche c'è tutta questa passeggiata sulla scogliera. Adesso dobbiamo riuscire a capire come arrivare lì, perché quella sarebbe la strada principale. Mi sa che dobbiamo tornare indietro. No, facciamo così. Sì. Facciamo il salto? No, d'accordo. Saltone. Io faccio il salto. Ok. Qua che è più basso. Ogni girica. Allora, lezione. Come potete osservare? Sì. Vedete questo tipo di roccia? Quale? Questa. Che tipo di roccia è? Vulcanica. Perché Bali è una vulcanica. Ma è sempre c'è questa la risposta. Attenzione. Ogni volta che me lo chiedi. Sì, ma questa ti darà un altro spunto per pensare. Questo tipo di roccia vulcanica, se vedi, il tipo di erosione che è stato fatto su questa roccia è quello che viene effettuato normalmente dalle onde marine.
Ok. Aspetta, ti dato solo che lo troviamo secondi. Almeno a 300 metri dal mare, il che vuol dire che queste rocce prima erano giù e poi dei vedi dove dei ti trovi, siamo in un portato, paradiso. Hanno portato tu non puoi farmi questo in uno dei posti che ho sempre sognato e fantasticato, che riuscite anche a oltrepassare ogni mia aspettativa. Comunque, no, grazie super qua. È scoppiata una caldera e ha portato su le rocce, te lo dico io. È scoppiata? Una caldera. Una caldera? Sì, in quest'isola, e ha portato su tutto il terreno marino. Per quello che trovi le rocce marine a 300-400 metri d'altezza. Capito? In un'isola così giovane. Ed è anche per quello che quest'isola non ha le spiagge bianche e coralline, perché non sono passati così tanti anni da erodere il corallo e farlo diventare sabbia bianca. Ma per adesso erode solo la roccia vulcanica. Vado retro! Vado retro! Ignorante. Guarda qua! Un altro punto panoramico! Potete far notare che cosa? La mia pazza? Sì, fa un caldo bestiale. Amo quest'isola. Sono 4 anni che io fantastico su Bali. Che sogno Bali. Che desidero venire a Bali. E la cosa strana e che quando ne parlavo con altri, no? Alcuni dicevano che Bali è straordinaria, è un vero e proprio paradiso, tra quelli che ci sono stati. Altri invece dicevano che è brutta, che proprio non gli è piaciuta, che non si sono trovati bene, che non ci tornerebbero. Che non ci tornerebbero. Ora, spiegatemi un po' questa cosa. È assolutamente in sintonia con noi, nel senso che è proprio il mix di quelle cose che a noi piacciono. Il posto per i paesaggi che ha, quindi tantissima natura, fa caldo sempre, hai spiagge, hai templi, hai la giungla, hai una cultura che è fortissima ed è bellissima perché è fondata su valori molto profondi, secondo me giusti, positivi, che è quello che dovrebbe essere anche nel resto del mondo, no? Oddio, vorrei far notare la mia fronte, si vede? Secondo te la mia faccia fradicia sudata, una faccia da pirla, caldissimo ma bellissimo sicuramente. Dobbiamo mangiare, ma dobbiamo decidere bene dove andare a mangiare, cosa vogliamo mangiare. Allora, Onorina mi aveva già illustrato un posto, dove andare a mangiare. È bellissimo però è scomodo, è abbastanza lontano. Lo so, ma tanto ci dobbiamo spostare comunque. Però sarei indecisa. Quella è un'altra caffetteria. Dove si mangia appunto benissimo. E sono indecisa tra quello e il pesce. E il pesce? Però il pesce potremmo anche mangiarlo stasera. Non so. Il pesce mangiamolo stasera sulla spiaggia. È presente quel posto con i tavolini sulla sabbia? Sempre qua in questa zona ci imparano. Fanno tipo i camperoni alla griglia. Sì, aragosta, astice. Io voglio andare lì, dai, per la sera è bello. Poi mojito, cocktail, birra, mojito per la peppara. Come cazzo fa ad avere ancora le forze di saltare? Che io sono qua moribondo. Ho capito che sei felice, però io sono morto, anch'io sono felice, A volte si apre nonostante sia stata chiusa. No, questa volta no. Attenzione, vediamo questa dietro. Vediamo dietro. Ecco, vedi? No, te l'avevo detto. No, bueno. Si apre. Scene di ordinaria follia a Bali. Ce la faremo. Thank you. 100% mandarino. Questo succo di luppolo balinese. Anche quello 100%. Se riconoscete questo posto è perché noi gente abitudinaria sappiamo. Il menù è grande, bisogna provarle tutte prima di decidere veramente, no? Sì, e poi il posto è carino, si mangia bene ed è vicino a casa. Vicino a casa, visto che dobbiamo passare per darci una sciacquata. Perché poi inizia la nostra caccia al tramonto. Questo film. Guarda questa cosa fantastica. Praticamente è il modo giusto per riuscire a fare una foto al cane, un selfie col cane. Cioè,
questa invenzione che è geniale, da attaccare al cellulare, è una cover con pallina da tennis incorporata. Così lui guarda la pallina da tennis ed è come se guardasse il cellulare. È semplicemente geniale. È fantastica. Perché poi normalmente i cani non ti cagano. No! No! Sì, cioè, ma mai l'obiettivo? Guardano te in faccia. Sì, come i nostri topoli. Topolini e amori belli. È vero che sono arrivate delle foto. 13 foto di aggiornamento. Attenzione. Mamma non è molto brava a fare le foto, ma fa niente, ci accontentiamo. Abbiamo qua un tipico esemplare di Olivia che dorme in cuccia e semola. Amore, guarda che faccia suonata. Oh, topolini. Che mangia. Ma che orecchie? Amore! Dalla nonna, dalla nonna! Nanna, la nanna! Non riesco proprio a non guardare. Cosa scelgono gli altri? La vedo un cocco da bere, tacos, hamburger. Vedo uno dei nostri piatti forse? No! Yes! Ci avevo visto bene! Vero, no? Wow! Che spettacolo! Tommy, thank you! OMG! Avocado toast! Guarda questo uovo in camicia! Guarda questo uovo in camicia come è fatto bene! Praticamente è, dovrebbe essere pane integrale tostato, avocado, lime, pomodorini. Sotto sono capri schiacciati. Avocado schiacciato qua, con del salmone affumicato ovviamente. Poi il mio burrito, aspettate che ve lo giro così lo potete vedere meglio. Eccolo qua. Guardate che bello. Non mi ricordo neanche cosa c'è dentro. So solo che c'erano anche delle uova oltre al riso e i fagioli. Questo è il contorno, penso due crocchettine di pollo e un po' di rucola che fa sempre piacere. Oh, 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 oh